Spero che mi sentiate abbastanza bene, magari meglio dell'altra volta. Io pregherei allora di lanciare il sondaggio, perché per me è necessario capire quanti di voi hanno già seguito il precedente webinar che era introduttivo rispetto al tema delle linee guida ISO 31000. Oggi andiamo avanti recuperando una parte degli argomenti che abbiamo affrontato la scorsa volta. Diciamo che anche questa volta il mio tentativo è questo, quello di fare una riflessione per conoscere meglio da un lato le linee guida ISO 31000, che sono fondamentalmente lo standard internazionale per la gestione del rischio, e quindi capire come queste linee guida possono essere applicate al rischio di corruzione. Dall'altra parte, l'obiettivo è quello di conoscere meglio anche il rischio di corruzione, cioè capire fondamentalmente un po' meglio, non tanto cos'è la corruzione, ma quali sono gli aspetti, quali sono i fattori e le variabili che noi dovremmo cercare di gestire quando facciamo prevenzione. Mi sembra, ecco, dal sondaggio che per il momento siamo 50-50, e quindi direi che aspettando un attimo i risultati del sondaggio, io faccio una velocissima introduzione. La norma UNISO 31000-2010 è uno standard che dà delle indicazioni generali per gestire il rischio. Quindi ogni organizzazione deve fondamentalmente poi cercare di capire come applicare il rischio, quindi come applicare queste norme alla propria realtà. Allora, io direi andrei avanti con un richiamo relativamente a una serie di argomenti. Allora, l'altra volta abbiamo visto che la UNI ISO 31000 definisce il rischio come l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi. Un effetto è uno scostamento da un ri risultato atteso, e l'incertezza è una situazione, ok? È una si situazione in cui si trova l'organizzazione, perché l'organizzazione non ha informazioni sufficienti su una serie di eventi che possono influenzare gli obiettivi e sulle loro conseguenze. Per cui abbiamo appunto visto l'altra volta che il rischio non dipende tanto dal fatto che ci possono essere degli eventi, quindi che può accadere qualcosa che può danneggiarci e influire sui nostri obiettivi, ma dipende dal fatto che noi non conosciamo e non prevediamo tali eventi. Quindi questo, il non conoscere un evento, noi lo chiameremo tecnicamente incertezza. Nel caso del rischio di corruzione, diremo quindi che il problema è che noi siamo in una situazione di incertezza, di non conoscenza, rispetto ai fenomeni corruttivi. Abbiamo visto l'altra volta che un evento di corruzione può essere descritto in questo modo: è l'unione di tre componenti. Un evento di corruzione è un'azione consapevole che è finalizzata a un uso distorto, sbagliato, scorretto del potere pubblico per favorire uno o più interessi privati. Abbiamo paragonato la corruzione a un incendio. Abbiamo visto come un incendio è una relazione chimica, è una reazione chimica fra un combustibile, qualcosa che brucia, un comburente, qualcosa dentro cui il combustibile brucia, e un innesco, cioè qualcosa che avvia la reazione chimica.
Parallelamente abbiamo così paragonato la corruzione a un incendio e abbiamo visto che ecco, la corruzione è un evento che coinvolge delle persone, che quindi hanno bisogni, valori, compiono scelte, mettono in atto dei comportamenti. È un evento che coinvolge l'organizzazione, quindi processi procedimenti di pubblico interesse dentro i quali e attraverso i quali la corruzione ha luogo, in presenza di interessi privati. Vi pregherei, sia chi non ha partecipato allo scorso webinar, ma anche chi c'era anche l'altra volta, di riguardare e memorizzare bene questa slide. Questo è il triangolo della corruzione, che è un modello per visualizzare, no? Le dimensioni del rischio e che, ecco, memorizzatelo bene perché questo triangolo ci servirà un po' per tutto per tutta la mattinata di oggi. Allora, il triangolo della corruzione ci dice che c'è corruzione, c'è un evento di corruzione, quando alcune scelte, alcune condotte individuali all'interno dei processi pubblici favoriscono degli interessi privati. Metaforicamente potremmo dire che quando il triangolo è chiuso, quindi quando tutti i lati sono uniti, e poi vedremo di approfondire questa idea, allora c'è un rischio di corruzione. Quando invece le tre dimensioni del rischio, quindi la dimensione dei processi, la dimensione delle condotte individuali e la dimensione degli interessi, sono presenti nell'organizzazione ma non sono collegate, allora le tre componenti non danno luogo a un rischio di corruzione. Ma questo aspetto lo approfondiremo più tardi. Perché la domanda fondamentale che uno si potrebbe fare è questa. Un incendio è una reazione chimica, no? Quindi io ho del combustibile, ho del comburente, avvicino una fiamma e l'incendio scoppia. Uno però potrebbe chiedersi, allora quando è che scoppia la corruzione? E ecco, l'obiettivo di oggi è anche rispondere a questa domanda. Abbiamo detto che, sempre l'altra volta, che la prevenzione della corruzione tratta l'incertezza. Allora, visto che abbiamo tre dimensioni di rischio, organizzazione, processi, etica e comportamenti e relazioni, ecco allora che abbiamo almeno tre tipi di incertezza. Un'incertezza che potremmo definire organizzativa, cioè è non sapere come sono gestiti i processi. Non sapere se il sistema reale dei poteri coincide con il sistema formale definito dall'amministrazione. Poi c'è una tipologia di incertezza che invece è un'incertezza che potremmo chiamare etica ed è legata alla discrezionalità dei processi, alle scelte che le persone fanno, ma questa incertezza etica coinvolge anche la motivazione del personale, la definizione degli obiettivi. È l'etica pubblica ed esiste poi una terza tipologia di incertezza che è rispetto alle relazioni e quindi agli interessi che entrano in relazione con l'ente pubblico. E poi c'è un quarto tipo di incertezza, dicevamo prima, no? Nel senso che in qualunque amministrazione esistono dei processi, in qualunque ente ci sono delle persone che decidono ed agiscono e siete fondamentalmente voi, no? I dipendenti pubblici, perché senza di voi l'amministrazione sarebbe fondamentalmente una scatola vuota. E poi in qualunque amministrazione ci sono degli interessi privati, nel senso che i soggetti che si interfacciano con l'ente sono comunque portatori di interessi privati. Gli stessi dipendenti pubblici hanno i loro interessi privati e anche la componente politica è portatrice di interessi. Quindi noi abbiamo sempre all'interno di qualunque organizzazione pubblica dei processi, delle persone che scelgono ed agiscono e degli interessi privati. E è anche probabile che
in alcune amministrazioni ci siano dei processi gestiti male, magari delle persone disoneste o non particolarmente oneste, e degli interessi che potrebbero confliggere con gli interessi pubblici. Ora, il problema, quando si pensa a prevenire la corruzione è che noi non possiamo prevedere quando il triangolo della corruzione si chiuderà, cioè quando un singolo dipendente pubblico sceglierà di abusare del proprio potere gestendo uno o più processi in modo tale da favorire degli interessi privati. Cioè noi non possiamo sapere quando succederà questo. Allora, la norma 1 ISO 31.000-2010, e qui comincia, diciamo, il webinar di oggi, ci dice che la gestione dell'incertezza, quindi fondamentalmente la gestione del rischio, noi andiamo a realizzarla all'interno del cosiddetto processo di gestione del rischio, che viene descritto nel punto 5 della norma. Ecco, il processo di gestione del rischio fondamentalmente ha alcuni componenti che sono comuni ad altri sistemi di gestione. E quindi, vi faccio vedere, fondamentalmente sono quelli più esterni, definizione del contesto, consultazione e comunicazione e monitoraggio e riesame. Allora, questi sono componenti, quindi sono aspetti da tenere in conto, che sono comuni anche ad altri sistemi di gestione. Ed è per questo motivo che la ISO 31.000 può essere integrata in altri sistemi di gestione adottati dall'ente. Per esempio, è possibile di fatto integrare i principi della ISO 31.000 all'interno del sistema qualità ISO 9001 dell'ente. Esistono poi invece due componenti specifici che sono la valutazione del rischio, quella che voi vedete tratteggiata in centro, e il trattamento, che invece sono specifici e tipici della ISO 31.000 e in generale dei sistemi di gestione del rischio. Allora, la valutazione del rischio serve per sviluppare una conoscenza del rischio e quindi ridurre l'incertezza, mentre il trattamento del rischio serve per controllare il rischio, quindi per ridurre gli effetti dell'incertezza sugli obiettivi. Quindi noi quando andiamo a fare, come ci richiede anche il Piano Nazionale Anticorruzione, la valutazione del rischio di corruzione, noi dovremmo o vorremmo sviluppare una conoscenza maggiore del rischio di corruzione, per poi fare dei piani, per poi introdurre delle misure di trattamento nel nostro piano triennale. Io però non vorrei concentrarmi subito e tanto sulla valutazione del rischio e sul trattamento, sia perché altri ne hanno parlato, voglio dire, prima di me. Vorrei concentrarmi su un componente, su una particolare raccomandazione che l'ISO 31.000 fa. Nel momento in cui richiede all'organizzazione di definire il proprio contesto. L'ISO 31.000 dice: quando voi definite il contesto all'interno del quale andrete a gestire il rischio, ecco, l'ISO 31.000 richiede alle organizzazioni di definire dei criteri di rischio. Allora, i criteri di rischio sono fondamentalmente, l'ISO 31.000 li definisce in questo modo: termini di riferimento a fronte dei quali è valutata la significatività del rischio. Cioè, fondamentalmente i criteri di rischio sono degli strumenti di lavoro. Devono essere definiti all'inizio del processo di gestione e poi nel tempo è necessario verificare che siano adeguati. Definire dei criteri di rischio significa chiarire quali sono le cause e le conseguenze del rischio che si deve gestire.
In che modo verrà definita e calcolata la probabilità degli eventi a rischio? Qual è l'orizzonte temporale della probabilità o verosimiglianza? Verosimiglianza è il termine specifico che l'ISO 31000 utilizza per riferirsi alla probabilità. E quindi qual è l'orizzonte temporale della verosimiglianza e delle conseguenze? Diciamo, l'organizzazione deve anche chiarire qual è il livello di rischio, cioè come verrà calcolato il livello di rischio per capire quali sono gli eventi più rischiosi e quelli meno rischiosi, e infine deve anche essere definito un livello di rischio accettabile, cioè un livello di rischio sotto il quale indicativamente non si va a fare prevenzione. L'ISO 31000 dice anche di includere nei criteri di rischio il punto di vista dei portatori di interesse e l'ipotesi di tenere conto della combinazione di più rischi. Oggi però, per motivi di tempo, ci occuperemo soltanto dei primi 5 punti. Cioè, quello che io vorrei, vorrei fare con voi un ragionamento che sembra astratto, ma così tanto non lo è. Definire dei criteri di rischio significa dichiarare e dirsi cosa si andrà a fare, cioè in quale modo il rischio verrà trattato. Allora, è chiaro che nel momento in cui noi andiamo o pensiamo di definire dei criteri di rischio per la valutazione del rischio di corruzione, ecco, c'è una domanda, meno che a me, che io mi sono fatto e magari vi siete fatti anche voi. Cioè, io mi sono chiesto, ma è veramente possibile conoscere e prevenire la corruzione? Nel senso che la corruzione è, voglio dire, un fenomeno molto complicato e multidimensionale, come abbiamo visto. Conoscere e prevenire la corruzione significa considerare tutto il complicato sistema di relazione che intercorre fra i processi dell'ente, le persone che agiscono dentro l'ente, i soggetti che si interfacciano con l'ente e gli interessi che comunque, con cui l'organizzazione ha a che fare. Ora, il rischio, invece io ho fatto il liceo classico, quindi ogni tanto mi piace, ricordare le massime greche. Il rischio è questo, allora, che vista la complessità del rischio di corruzione, uno potrebbe dire che fondamentalmente la massima cosa che possiamo sapere della corruzione è che non ne sappiamo niente. Io qui cito la famosa massima di Socrate, no? Enoida otiu eudenoida, cioè io so solo una cosa, che non so niente. E il conoscere i limiti della mia conoscenza, diceva Socrate, è la vera saggezza. Ora, io direi che, visto che noi non stiamo facendo filosofia, però, non possiamo concludere che l'unica conoscenza della corruzione è dirci che non la conosciamo. E che è talmente difficile prevenirla che fondamentalmente ci proviamo. Dobbiamo trovare un modo, ok, per semplificare la questione. Ok, allora, dopo avervi detto cosa sono i criteri di rischio per l'ISO 31000, quindi fondamentalmente per l'ISO 31000 i criteri di rischio sono degli strumenti di lavoro, ok? Vorrei farvi notare questo però, che invece nel momento in cui noi andiamo a analizzare e trattare, quindi a gestire il rischio di corruzione, visto che la corruzione è un fenomeno complesso, ecco allora che avere dei criteri di rischio ci serve per semplificare i termini del problema, ok? E definire un modello semplificato dei fenomeni corruttivi. Allora, che cosa intendo dire? Nei fenomeni corruttivi rientrano un sacco di variabili. Io qui ne cito alcune: etiche, economiche, sociali, politiche e organizzative. Attraverso dei criteri di rischio noi possiamo, io vi dico,
ed è quello che io vi propongo oggi, possiamo cercare di costruire un modello semplificato dei fenomeni corruttivi. Cos'è un modello? Le scienze come la fisica, la matematica, ma anche la sociologia, cioè in generale le scienze, utilizzano dei modelli che sono delle rappresentazioni teoriche che riproducono alcune proprietà fondamentali di fenomeni che o non sono accessibili, non sono visibili, oppure risultano essere troppo complessi. Ok? Allora, quello che noi possiamo fare definendo dei criteri di rischio è avere un nostro modello semplificato della corruzione. E potremmo quindi dire questo, che le cause della corruzione coincidono solo con i tre elementi del triangolo della corruzione, cioè scelte, interessi e fattori organizzativi. Chiaramente c'è anche altro, c'è la politica, chiaramente c'è anche altro. Ci sono le norme sociali, ci sono le dinamiche economiche, c'è sicuramente altro, però noi limitiamo la nostra analisi a questi tre aspetti, che sono già tanto: scelte, interessi e fattori organizzativi. Il nostro triangolo della corruzione, in questo modello semplificato che io vi propongo, non serve soltanto per individuare le cause della corruzione, ma anche le aree di impatto, cioè per parlare delle conseguenze, cioè la corruzione ha conseguenze su quest in queste aree, l'organizzazione, le scelte e gli interessi. Diremo, per semplificare le cose, che conoscere il rischio di corruzione significa non tanto conoscere, sapere, prevedere chi sarà il corrotto o chi sarà il corruttore. Per noi conoscere il rischio di corruzione, come suggerito anche dal PNA, significa semplicemente definire la probabilità, le conseguenze e il livello di rischio degli eventi di corruzione. E che il controllo del rischio di corruzione si limita è semplicemente il tentativo di ridurre la probabilità degli eventi o le conseguenze degli eventi. Non vogliamo fare altro, ok? Non vogliamo fare altro perché in teoria sarebbe anche possibile rimuovere le cause di rischio. Ma visto che le cause di rischio, che sono le scelte, gli interessi e i fattori organizzativi, sono dentro, sono all'interno dell'organizzazione, noi non possiamo eliminare tutti i processi di una pubblica amministrazione, non possiamo eliminare le persone dagli enti pubblici. Quindi il nostro tentativo è quello di ridurre la probabilità. Vi faccio una veloce carrellata. Ecco, quindi fondamentalmente, come abbiamo detto, le cause gli eventi di corruzione sono causate dalle scelte e dai comportamenti dei dipendenti pubblici e dei soggetti privati. È causata dall'uso distorto delle risorse, delle procedure, dei processi dell'ente è causata dalla prevalenza degli interessi privati a discapito degli interessi pubblici. Le conseguenze della corruzione, noi sappiamo che la corruzione ha delle conseguenze dirette e indirette vastissime, però per trattare il rischio di corruzione ci diremo che come dire, che le conseguenze della corruzione che noi vogliamo ridurre sono la diffusione di comportamenti illeciti, il mancato rispetto delle procedure, la cattiva gestione dei processi pubblici, lo spreco di risorse pubbliche e la lesione degli interessi collettivi. Come andiamo a misurare le cause e le conseguenze? Come ci propone anche il Piano Nazionale Anticorruzione? Attraverso un sistema di fattori di rischio e indici. Cioè noi andremo ad individuare dei fattori di rischio, cioè delle situazioni che risultano statisticamente associate al verificarsi degli eventi corruttivi, e assegneremo a ciascun fattore una serie di indici. Un fattore di rischio è qualcosa che non è, in, che non è detto sia in relazione causale con il rischio.
Per esempio, quando ci dicano che è importante fare molta attività fisica per prevenire magari problemi di obesità oppure cardiovascolari, non ci stanno dicendo che se io non mi muovo, okay, mi ammalo, ma che statisticamente le persone che fanno più movimento vanno incontro meno di frequente. Chiaramente, ha de determinati problemi. Quindi fondamentalmente, quelli che il Piano Nazionale Anticorruzione propone nel suo allegato 5 sono un insieme di fattori di rischio cui sono legati degli indici. Anche le conseguenze, ok, verranno definite nello stesso modo, attraverso degli indici. Che quanti quindi dei fondamentalmente, quando io parlo di indice, intendo dire un numero, quindi dei numeri che noi andiamo ad associare ai danni che gli eventi di corruzione fanno nelle varie aree di impatto, quindi comportamenti, organizzazione, interessi privati e interessi pubblici. A ciascuna area di impatto è associato un indice con un valore compreso da 0 a 5, questa è la me metodologia del Piano Nazionale Anticorruzione, e la media aritmetica dei valori assegnati alle aree di impatto quantifica, quindi ci dà una quantificazione, delle conseguenze del verificarsi dell'evento corruttivo. Come viene definita la probabilità? Ecco qua ancora il nostro triangolo della corruzione. Allora, la probabilità noi la definiamo così, è la possibilità che i fattori di rischio sommandosi chiudano il triangolo della corruzione. E noi questa probabilità la ricaviamo dal punto di vista numerico assegnando a ciascun fattore di rischio un indice che avrà un valore compreso tra 0 e 5 e calcolando la media aritmetica. Ora, cosa significa che la probabilità dipende dai fattori di rischio, dipende dalla somma dei fattori di rischio. Vi faccio un esempio. In blu voi vedete in questo grafico avete sulla linea orizzontale una serie di fattori, fattore 1, 2, 3, 4, ok? E la linea blu vi indica qual è l'indice, quindi il valore che hanno questi fattori, quindi 2, 4, 5. E due. La linea rossa vi individua la probabilità dell'evento di corruzione, che è una probabilità media. Okay? Allora, quello che possiamo notare è questo. Il fattore 1 e il fattore 4, gli ultimi, hanno un valore molto basso, 2. Okay? E quindi in un certo senso è come se non fossero attivi. Okay? Invece i fattori 2 e 3 hanno un valore molto alto, 4 e 5, il valore massimo. Allora, in un certo senso, ecco, la media ci dice che noi abbiamo due fattori di rischio su 4, ok, che potrebbero intervenire e facilitare la chiusura del triangolo di corruzione, quindi favorire un evento corruttivo. Se noi proviamo a cambiare i numeri, questo esempio, ecco, noi qui invece abbiamo una cosa diversa, abbiamo dei quattro fattori. Il primo, l'1 e il 2 hanno valore basso, 1 e 2, e anche il quarto. L'unico fattore di rischio che ha un valore elevato è il terzo. E come potete vedere, qui la media si abbassa, da 3,25 diventa 2,25. Facciamo un altro esempio. Se invece noi abbiamo i fattori di rischio molto alti, molto attivi, ecco che in questo caso il primo fattore ha valore 2, gli altri invece hanno valore più elevato, 4, 5, 5, ecco che la nostra media si alza a 4. Quindi in un certo senso, attenzione, qui stiamo facendo un discorso di tipo teorico, perché secondo me noi dobbiamo essere consapevoli di quello che andiamo a fare quando diciamo abbiamo valutato il rischio, ok? Almeno per senso di onestà verso i cittadini che leggeranno i vostri piani triennali di prevenzione,
voi dovete almeno sapere che cosa avete fatto e che significato hanno questi numeri. Ok? Allora, questi numeri sono semplicemente questo. Cioè, quando voi dite la probabilità più o meno alta indica il fatto che sono stati individuati più o meno fattori di rischio che possono incidere e favorire degli eventi di corruzione. Quindi non stiamo dicendo che stiamo prevedendo che entro un anno, 2 anni, sicuramente, sicuramente avverrà un evento. Stiamo dicendo che abbiamo un sacco di fattori di rischio, un sacco di indicatori che ci dicono che quel particolare processo è critico, ok? E infatti non esiste un orizzonte temporale della probabilità, cioè gli indici associati ai fattori di rischio ci permettono di quantificare la probabilità che il triangolo della corruzione si chiuda, cioè che avvenga un evento di corruzione, ma non ci permettono di prevedere se l'evento di corruzione si verificherà entro un certo periodo di tempo. E allo stesso modo noi non possiamo, se seguiamo quelli che sono la metodologia proposta dal Piano Nazionale Anticorruzione, non possiamo distinguere fra conseguenze a breve termine e a lungo termine. Uno potrebbe anche dire, vabbè, non me ne frega niente. Allora, in realtà non avere un orizzonte temporale per considerare la probabilità e le conseguenze di un evento è un po', come dire, è un po' limitativo, ok? Sarebbe meglio avere un orizzonte temporale. Credo però che, almeno in questi primi anni in cui, gli enti fanno fanno analisi dei rischi e piano triennale, io credo che il fatto di non dover definire degli orizzonti temporali semplifichi un po' le cose. Leggo che molti di voi stanno scrivendo in chat che forse per prevenire la corruzione sarebbe meglio agire di più sulle persone, sull'etica, sui valori e sulla motivazione. Sono d'accordo con voi. Io stesso spesso mi occupo anche di questi temi. Però non dimentichiamoci che l'etica può essere utile per la prevenzione della corruzione solo se noi abbiamo chiaramente idea del fenomeno che stiamo andando ad analizzare e prevenire. Cioè non serve a niente definire e diffondere i migliori valori di questo mondo di etica pubblica se noi ci dimentichiamo che però dentro all'amministrazione non ci sono soltanto persone, ci sono anche interessi e processi. Le tre cose devono andare insieme, perché se no noi non facciamo prevenzione della corruzione, facciamo del moralismo. La cosa giusta da dire è che dobbiamo spingere, aiutare i dipendenti pubblici, ma anche le aziende, a scegliere bene, a scegliere nel modo giusto, e a questo serve l'etica pubblica e la legalità. Dobbiamo però anche controllare bene i processi. E dobbiamo anche sapere individuare gli interessi e sa saper distinguere fra interessi pubblici, interessi privati legittimi e interessi privati che non possono essere favoriti da una pubblica amministrazione. Chiudo la parentesi dicendo, vabbè, per concludere sui criteri di rischio. Come ci dice il piano triennale, il livello di rischio lo otteniamo moltiplicando probabilità e conseguenze. Quello che non ci dice il piano triennale è come definire un livello di rischio accettabile. Cioè, la domanda è, tutte le volte che noi andiamo ad individuare un rischio, quel rischio deve essere trattato? Oppure ci possono essere dei rischi che noi rimandiamo, non consideriamo. Allora,
Generalmente, quello che io vedo anche leggendo piani triennali di diverse amministrazioni è che la tendenza a includere più o meno rischi, quindi ad individuare tanti rischi da gestire o meno, è legato un po' alla propensione al rischio, alla cultura del rischio dell'organizzazione, un po' al tempo, oppure come dire, non viene definito un livello di rischio accettabile, ma vengono esclusi, quei rischi che sono molto bassi, quindi quegli eventi che hanno un livello di rischio molto basso. Per formalizzare un po' questa idea, ecco, si può utilizzare una matrice del rischio, poi credo che altri ne parleranno meglio dopo di me. Comunque, in linea di massima, noi potremmo dire questo: se un evento, quindi un evento di corruzione, ha un valore di probabilità molto basso, ok? Quindi per esempio uguale a 1, allora significa che questo evento è molto difficile che avvenga, ok? Se invece noi abbiamo un evento che ha un valore legato alle conseguenze molto basso, significherà che avrà poche conseguenze. Allora noi potremmo considerare accettabili, e quindi ignorare, quegli eventi che sono molto poco probabili, anche se hanno magari delle conseguenze elevate, oppure quegli eventi che pur essendo molto probabili, hanno conseguenze nulle. Questa cosa, appunto, diciamo, questo ragionamento qua viene di solito visualizzato nelle matrici di rischio. Voi vedete tutti una serie di valori numerici che si ottengono moltiplicando probabilità e conseguenze, e l'area azzurra è quella del rischio accettabile, l'area rossa quella dei rischi critici, e poi abbiamo delle aree intermedie in cui abbiamo dei rischi che man mano sono più urgenti, ok? Allora, io direi che la prima parte, no? Un po' più teorica, ecco, e spero che abbiate capito abbastanza bene il senso del mio discorso, e vi invito, se ci sono dei dubbi su certi concetti, a insomma fare le domande in chat e poi alla fine magari vediamo di approfondire. Direi, qui finisce la prima parte. Quindi la parte in cui abbiamo visto cosa sono questi criteri di rischio di cui nessuno parla mai, e a cosa servono. I criteri di rischio, abbiamo detto, servono per rendere gestibile il rischio di corruzione. Adesso, nella seconda parte, vorrei fare un'analisi critica, ok, degli indici di valutazione del rischio inseriti nel piano triennale nel piano nazionale anticorruzione. Qui specifico, perché avendo fatto greco una volta ogni tanto devo assolutamente scrivere delle parole greche, che critica deriva da crino, che significa separare e distinguere, ok? Quindi l'obiettivo è quello di considerare, alla luce di quello che ci siamo detti, quindi alla luce del fatto che la corruzione è un fenomeno multidimensionale, alla luce del fatto che l'incertezza è rispetto alle scelte, rispetto ai processi, rispetto agli interessi e rispetto a quando abbiamo detto si chiuderà il triangolo e avverrà l'evento, ecco, cercare di capire come questi indici di valutazione potranno essere migliorati. Cioè, secondo me, come voi sapete, poi non so quanti di voi l'hanno poi, li hanno magari utilizzati, il piano nazionale propone degli indici, dei fattori per calcolare la probabilità e l'impatto.
Per quanto riguarda la probabilità, si parla di discrezionalità dei processi, rilevanza esterna e complessità dei processi, valore economico dei processi, frazionabilità dei processi ed efficacia dei controlli. Per quanto riguarda l'impatto, il piano distingue fra impatto organizzativo, impatto economico, reputazionale e una specie di minestrone che è l'impatto organizzativo economico sull'immagine. Allora, io credo che questi indici, quindi questa metodologia, queste voci non siano da buttare via. Vedremo che hanno delle criticità e dei limiti, specialmente per quanto riguarda l'impatto. Ma sono l'unica traccia, quindi sono l'unica metodologia che oggi abbiamo in Italia per valutare il rischio di corruzione. Esistono altri studi, ricerche che hanno individuato degli indicatori di rischio diversi, però quasi tutte queste ricerche si concentrano su specifici. Su specifiche attività o settori a rischio. Ci sono per esempio gli indicatori di rischio, le red flag per gli appalti, piuttosto che per i lavori pubblici, piuttosto che per l'urbanistica, però manca un unico insieme di indicatori, okay? Di fattori che ci consentano in maniera abbastanza semplice di valutare il livello di rischio di qualunque evento di corruzione. Ok? Quindi sono uno strumento semplice che però deve essere sicuramente migliorato. Allora, questi sono gli indici del Piano Nazionale Anticorruzione. Ora voglio dire, vi faccio una proposta che per il pur parlé, ma secondo me si potrebbe anche ragionare su questo e secondo me le modifiche degli strumenti è davvero giusto che venga fatto, vuol dire che magari provenga anche dalla riflessione degli enti che li utilizzano. Secondo me gli indici di probabilità vanno quasi tutti bene, ma andrebbero inseriti due indici, che poi adesso vedremo quali sono, che sono un indice regionale, che tiene conto della differenza nell'esposizione alla corruzione che c'è fra regione e regione, e l'interferenza politica. Invece, per quanto riguarda le aree di impatto, ecco, si potrebbero pensare a degli aggiustamenti un pochino più forti, considerando non soltanto l'impatto reputazionale ed organizzativo, ma anche la vulnerabilità dell'ente alla corruzione, l'impatto e le conseguenze sulle scelte e i comportamenti, l'impatto sulla libera concorrenza, l'impatto sulla spesa pubblica, l'impatto della corruzione sulla qualità, delle opere e dei servizi pubblici. È la cosiddetta efficienza allocativa, quindi le conseguenze che la corruzione ha sulla capacità di una pubblica amministrazione di allocare le risorse pubbliche. Ecco, queste aggiunte, queste modifiche, secondo me sono utili, sarebbero utili per, come dire, includere fra i fattori di rischio e le aree di impatto, le tre dimensioni del rischio che abbiamo visto prima, quindi le scelte, l'organizzazione e gli interessi, e per rendere più completa l'analisi delle conse 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 delle conseguenze degli eventi corruttivi. Il fatto di includere, poi dopo vedremo meglio cos'è, un indice regionale significa anche includere nell'analisi, nella valutazione del rischio, un fatto che emerge se si legge l'EQI, che è l'indice europeo di qualità nel governo, che è stato, diciamo, stilato dall'Istituto COG dell'Università di Göteborg. Allora, questo indice è un po' come l'indice di Transparency International, quindi analizza quella che è la percezione della corruzione da parte dei cittadini, utilizza oltre che la percezione anche alcuni dati oggettivi sulla capacità
di governance degli enti, però questo indice è particolarmente interessante perché non fa una classifica, non fa solo una classifica rispetto al rischio di corruzione dei singoli paesi europei, ma fa una classifica a livello regionale, cioè ci dice, cioè ci dà una indicazione sul punto della classifica in cui si trova, per esempio, la provincia, la Val d'Aosta rispetto alla Lombardia. Ecco, per essere molto chiari, io vi dico questo, questa di nuovi indicatori è una mia proposta, ok? È una riflessione. Secondo me alcuni di questi indicatori potrebbero legittimamente essere inseriti nella valutazione dei processi a rischio, nel senso che il mio consiglio potrebbe essere utilizziamo i parametri del piano nazionale, ma integriamoli in modo sensato. Allora, per quanto riguarda la probabilità e quindi i fattori di rischio che interessano le scelte e i comportamenti, ecco che abbiamo un indicatore che voi già conoscete ed è già presente nel piano nazionale, che è quello della discrezionalità, cioè chiedersi se il processo è totalmente discrezionale oppure se è vincolato da una serie di dalle norme e dagli atti amministrativi. Ecco, per quanto riguarda le scelte e i comportamenti, io aggiungerei un altro parametro, che è il parametro dell'interferenza politica, cioè è anche interessante chiedersi se per la corretta gestione di quel processo che si sta analizzando è necessario interfacciarsi con gli organi di indirizzo politico dell'ente. Non perché questo sia di per sé stesso male, ma perché io credo che ci sia una differenza fra attività, per esempio, la differenza che consiste fra rilasciare una carta d'identità e definire un piano regolatore o dare una concessione edilizia, ok? Ecco, voglio dire, io qui mi riferisco alla realtà dei comuni, no? Però dico, la differenza che c'è fra rilasciare una carta d'identità a un cittadino oppure rilasciare un'autorizzazione, una variante. Ecco, forse voglio dire, è anche questo, il fatto che ci sono attività di un ente pubblico in cui assolutamente l'interferenza politica è esclusa. Io penso che nessun politico direbbe mai non dare la carta d'identità a quella persona perché, oppure danne due a quello lì perché è un mio amico, ok? E invece delle attività in cui confrontarsi è necessario, oppure ogni tanto capita che ci possano essere delle interferenze. Io credo che nella valutazione del rischio di corruzione la componente politica debba essere inserita come fattore di rischio. Per quanto riguarda, ecco, la probabilità rispetto alla dimensione dell'organizzazione, io manterrei, cioè io trovo che siano validi, molto validi, abbastanza validi gli indicatori del piano nazionale, cioè la complessità del processo e la frazionabilità del processo. La frazionabilità sicuramente è utile perché, per esempio, nel campo affidamenti, ecco, il fatto che un appalto per i lavori po possa essere frazionato aumenta il rischio. Mentre ci sono delle attività che non sono frazionabili. Faccio il solito esempio. Il rilascio di una carta d'identità. Non è che io posso rilasciartela in 5 volte, te la rilascio in una volta sola. Mentre per quanto riguarda la complessità del processo, io l'ho lasciato, però il piano nazionale ci dice soltanto
il fatto che siano coinvolte più pubbliche amministrazioni. In realtà forse avrebbe anche senso pensare che un processo è complesso se coinvolge più uffici. Comunque, direi, ecco, an anche la rilevanza esterna e il valore economico sono due parametri che ci servono a definire la probabilità maggiore o minore di un evento di corruzione. Chiaramente qui stiamo considerando la dimensione degli interessi, nel senso che ci possono essere dei soggetti esterni che hanno interesse, no? Agli effetti che quel processo conduce, sì o no? E idem il valore economico. Quindi c'è una certa differenza in termini di rischio se un certo procedimento comporta l'attribuzione di vantaggi economici di particolare rilievo o di rilievo minimo. Direi che quindi questi sono indicatori sicuramente positivi. Direi che invece il parametro sui controlli potrebbe essere riscritto, perché adesso vi viene chiesto di capire se i vostri controlli gestiscono il rischio, come dire, riducono il rischio del 100%, 80%, 60%, ok? Questo parametro potrebbe essere semplificato dicendo semplicemente. Semplicemente che non sono stati adottati i controlli o che comunque soggettivamente pensiamo che i controlli riducano poco, no, la probabilità dell'evento, oppure ecco, dare una valutazione delle procedure e dei controlli in atto, dicendo che la probabilità è ridotta in minima parte oppure è ridotta notevolmente. Comunque si tratta sempre di un parametro molto soggettivo. Ecco, l'indice regionale è questo. Fondamentalmente quello che ci dice appunto l'indice EQI è che rispetto all'Italia, che è in una certa posizione in Europa, e che qui viene, diciamo, rappresentata dall'indice 4, esistono delle regioni che hanno un rischio, un'esposizione al rischio di corruzione molto più basso. Per esempio, la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano. Ci sono poi delle regioni che hanno lo stesso rischio, ok? Dell'Italia, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Basilica, Sardegna. Questo è un indice del 2013, forse nei prossimi indici la Lombardia risulterà più a rischio e anche il Veneto. E invece poi esistono delle aree in cui il rischio è molto maggiore, è maggiore. Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Il suggerimento qual è? Visto che quando si fa valutazione dei rischi, noi sappiamo che la nostra pubblica amministrazione agisce all'interno di un contesto in cui non c'è soltanto il rischio di corruzione, ci sono anche altri rischi, allora effettivamente è anche giusto dirsi che un conto è gestire processi a rischio a Bolzano e un conto è gestirli a Milano o a Venezia. Okay? Considerando che effettivamente Lombardia e Veneto, credo prossimamente a causa dei notevoli fatti di cronaca, probabilmente finirà a 5 insieme al Lazio, a Molise, alla Campania, alla Puglia e alla Calabria. Vi voglio annoiare ancora un po'. Per quanto riguarda le conseguenze, ecco. Cosa significa definire l'impatto, le conseguenze di un evento di corruzione? Potrebbe significare questo, chiedersi quante persone dell'ente lavorano su quel processo. Okay? Questo perché? Perché comunque in qualche maniera le scelte e i comportamenti
sono contagiosi e virali. Io dico, se io so che tutti scelgono in un certo modo, magari se sono particolarmente onesto, mi comporterò comunque bene. Ma se io so che tutti corrompono e che i processi sono sempre, gestiti in modo, discrezionale, è probabile che lo farò anch'io. Ok? Esiste purtroppo la tendenza a fare quello che fanno gli altri. E quindi potremmo dire che gli eventi di corruzione hanno un impatto sulle scelte e i comportamenti delle persone, perché gli eventi di corruzione tendono a diffondere comportamenti non etici. Come suggerito dal piano nazionale, ok, possiamo considerare anche un impatto organizzativo, quindi un impatto sull'organizzazione, e un impatto reputazionale. Quindi fondamentalmente possiamo dire se il soggetto che può compiere l'evento di corruzione, quindi che può compiere il reato, è un dirigente, un direttore generale, chiaramente gli impatti sull'organizzazione sono maggiori, perché è maggiore il potere, maggiore è anche il controllo sui vari processi dell'organizzazione. E in più, se una figura, diciamo, che ha un ruolo elevato, una funzione elevata all'interno di un ente, viene scoperta e quindi arrestata, è chiaro che perdere un addetto non è come perdere il direttore generale. Quindi la corruzione dà anche queste conseguenze sull'organizzazione, che c'è poi il rischio che la figura che si è comportata in modo illecito debba abbandonare il suo ruolo, e quindi ci sono poi delle ripercussioni anche dal punto di vista organizzativo. L'impatto reputazionale io lo tengo così come lo dice il PNA. Chiediamoci se negli ultimi 5 anni sono state pubblicate notizie sull'evento di corruzione su giornali o riviste. Sicuramente, oggi come oggi, visto che siamo nel 2015, potremmo considerare non soltanto i giornali e le riviste, però magari anche il web, visto che sono dei quotidiani online. Comunque, esiste anche un impatto reputazionale legato al fatto che l'opinione pubblica può essere sensibile a determinate notizie. Cioè, se si parla molto di corruzione, voglio dire, oggi questo parametro dovrebbe essere sempre 5, 5, nel senso che oggi si parla molto di corruzione in certi specifici ambiti, le grandi opere, gli appalti. Quindi, diciamo, un eventuale evento di corruzione in determinate attività e settori chiaramente crea un danno reputazionale molto maggiore all'amministrazione. Ecco, gli interessi. Questa secondo me è la parte più interessante, però se vi interessa filosofeggiare di fattori di rischio, però se non ci diamo dei modi per, come dire, se non diamo un po' i numeri, io credo che sia poi impossibile andare a valutare il rischio. Allora, noi sappiamo che la corruzione ha un impatto negativo su una serie di interessi. Allora, sappiamo che la corruzione impatta sulla libera concorrenza, e quindi secondo me va definito un parametro per questo. Quindi dobbiamo chiederci se l'evento di corruzione può avere delle conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende oppure agevolando la formazione di cartelli tra gli operatori economici. Non tutti gli eventi di corruzione hanno un impatto sulla libera concorrenza. Dipende anche lì dal settore. Gli eventi di corruzione possono avere un impatto sulla spesa pubblica, quindi è anche necessario chiedersi se un evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica in termini quantitativi, quindi se ci saranno maggiori risorse per gli stessi beni o servizi.
Un altro impatto che va quindi un altro aspetto che va considerato per determinare l'impatto degli eventi di corruzione è il fatto che se quell'evento di corruzione, quel comportamento illecito potrebbe influire negativamente sulla qualità delle opere dei servizi pubblici, quindi minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi. Chiaro, dipende dai casi, però succede anche questo. E infine, il fatto che ci sia un impatto sull'allocazione delle risorse pubbliche, cioè chiediamoci se l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche facendo privilegiare quelle attività e quei settori in cui ci sono maggiori guadagni illeciti. Io provo così adesso faccio un esempio molto semplice, sembra quasi una barzelletta, però secondo voi perché in Lombardia, magari anche nel Lazio, magari anche nelle altre regioni in cui voi vivete, ci sono tante risorse, cioè ci sono più risorse per la sanità, per il settore sanitario e sempre meno risorse sul sociale? Perché? Si taglia anche in sanità, attenzione. Però perché tendenzialmente le risorse per i servizi sociali, per il sociale, sono sempre meno delle risorse per la sanità? Perché si preferisce finanziare le cliniche private piuttosto che dare risorse per le famiglie in difficoltà? Non voglio fare un'analisi socio-economica politica, però sicuramente una lobby farmaceutica, un ospedale, una fondazione hanno più soldi di un povero Cristo. Okay, quindi questo è il senso dell'ultimo parametro. Allora, io direi che manca un quarto d'ora, no? Allora, scusate, ho soltanto sbagliato, mancava una slide. Una cosa che va considerata è la vulnerabilità. Cos'è la vulnerabilità? Diciamola così. Se negli ultimi 5 anni all'interno del vostro ente qualcuno è stato condannato per eventi di corruzione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento, allora in un certo senso voi avete dei precedenti, siete più vulnerabili. Se è già successo una volta, euristicamente potrebbe succedere ancora. Questo parametro comunque può essere utile, perché il ragionamento è se determinati eventi a rischio sono già successi, è perché sicuramente qualche cosa non va e c'è da correre ai ripari. Vi faccio notare solo una cosa: tutti i parametri che io aggiungo hanno valore minimo 1 e massimo 5, poi viene fatta la media. Quindi fondamentalmente, se voi inserite questi parametri voglio dire, magari con la volontà di analizzare o rianalizzare il rischio di corruzione dei vostri enti, in realtà non è che fate sballare i conti, ok? Avete soltanto più variabili e quindi potete fare un'analisi un po' più precisa. Io a questo punto mi piacerebbe rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi, ok? Allora, comincio un attimo con alcune domande. Che appunto che sono arrivate. Riccardo Sant chiedeva all'inizio, avendo un passato di carabiniere, si chiede se il piano triennale anticorruzione può ridurre sensibilmente il rischio, no? Considerando che pur essendo vigenti un codice penale e civile in essere, quindi considerando che nonostante ci siano un codice penale e codice civile, i fatti corruttivi e delittuosi non diminuiscono. Allora, io risponderei in questo modo a Riccardo. Hai ragione,
Hai ragione, nonostante ci siano, voglio dire, nonostante il codice penale e il codice civile, i reati di corruzione, ci sono ancora, nonostante tutte le leggi, i reati di corruzione ci sono anche da molto tempo, però se ragioni in questo caso, in questo modo tu non ti stai mettendo nell'ottica della prevenzione. Cioè il codice penale e il codice civile non servono per prevenire il rischio di corruzione. Servono per reprimere, punire. Allora, se ci sono ancora gli eventi di corruzione, nonostante il codice civile, nonostante il codice penale, è perché probabilmente le pene previste in quei codici, o non bastano oppure non sono certe, ok? Però questo non è un problema di prevenzione. I piani triennali non servono perché uno dice c'è già il codice penale, se non ce la fanno i tribunali a ridurre il rischio, che cosa vuoi che facciamo noi con i nostri piani? No, i piani triennali potrebbero non essere utili. Quindi non prevenire la corruzione, ma non perché i controlli non sono efficaci, ma perché questi piani sono scritti male, sono fatti male, sono fatti come un adempimento senza avere il coraggio di affrontare la complessità dei fenomeni corruttivi. Quello che io ho cercato, avrei voluto spiegarvi oggi, farvi capire oggi, è che anche una cosa piccola, semplice, cioè apparentemente semplice, come la valutazione del rischio, in realtà è una cosa assolutamente complessa. Ma secondo me, se noi valutiamo il rischio tenendo conto di tutti i vari fattori che all'interno di un'organizzazione facilitano la corruzione, comunque faremo dei documenti che perlomeno sono, voglio dire, sono una fotografia efficace dell'esposizione al rischio del nostro, del nostro, nostro, del nostro ente. Cioè, se noi individuiamo bene i rischi e poi cerchiamo anche di capire come possiamo prevenire determinate cose, l'unico problema è che, ecco, al massimo potremmo non avere tempo e risorse per attuare bene i piani. Ma l'efficacia o meno dei piani triennali anticorruzione non è un fatto teorico, è un fatto pratico. Cioè qualunque piano triennale di prevenzione è utile, magari in minima parte, se è scritto bene, pensato bene e attuato bene. Chiaramente voi dovete avere voglio dire, voglio dire, la possibilità e avere gli strumenti per farlo. Allora, un'altra domanda voglio dire, che mi ha interessato è quella di Fabio Ferroni, che dice: le notizie pubblicate devono fare riferimento a sentenze di condanna oppure più genericamente a fatti oggetto di iniziative della magistratura o inchieste giornalistiche? Allora, noi qui stiamo ragionando non della lettera di questi parametri, ma di come dovrebbero essere migliorati. Allora, il piano triennale vi dice di considerare soltanto le sentenze della Corte dei Conti. Io in questo parametro, come vedete, includo anche le sentenze dell'autorità giudiziaria e le sentenze di risarcimento. Io direi questo: quando consideriamo la vulnerabilità dal punto di vista della valutazione del rischio, più siamo di maglia larga, meglio è. Cioè, in un certo senso, sapendo che noi sappiamo che non tutte le iniziative della magistratura, non tutte le inchieste giornalistiche magari si concludono con una condanna, ok? Però sappiamo anche che spesso succede. Sappiamo anche che, voglio dire, io non, voglio dire,
Come criterio prudenziale potremmo dire, ecco, se la situazione è che sono in corso delle indagini, allora siamo vulnerabili. Magari le inchieste giornalistiche no, ecco. Magari quello che si potrebbe tenere come punto di riferimento possono essere le indagini o i rinvii a giudizio. Io direi per capire la vulnerabilità non mi limiterei alle sentenze passate in giudicato, ok? Allora, c'è una domanda di Opla. Ok. Volevo un attimo rispondere, visto che c'è un po' di tempo, anche alle vostre, ad altre vostre domande. Stefano Morzilli mi chiede, dice, c'è una criticità concreta legata al fatto delle mappature delle aree a rischio. Questa mappatura dovrebbe scaturire da un'analisi di tutti i processi e non solo dei processi che qualcuno considera a rischio. Allora, questo è un problema reale. L'ISO 31000 ci dice che prima di andare, quando si va a fare la valutazione del rischio, ok, il momento, diciamo, più critico è quello in cui come dire, si va ad individuare quali processi si analizzano. Perché se io escludo un processo, ok? Se io escludo un dato processo dalla valutazione del rischio, è chiaro che non lo considero. Vi faccio un esempio, sempre legato ai comuni, per esempio. Se io mi dico i tributi non sono un'area a rischio, la polizia non ha, quindi l'attività di ex polizia non aria non è un'attività a rischio, quindi non includo queste attività fra le attività a rischio, è chiaro che io poi non andrò a fare della prevenzione su quelle aree. Chiaramente questo problema è molto forte in quegli enti, per esempio come gli enti locali, che non hanno solo ed esclusivamente le quattro aree di rischio, no? Individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione. È chiaro che un comune ha molte altre aree di rischio. Allora lì secondo me ci vuole del buon senso. Allora, in un certo senso, nel senso, se noi dovessimo veramente fare l'elenco di tutti i processi dell'ente e analizzare ciascun processo con questi parametri, è una cosa fatta bene, però avremmo bisogno di uno staff di persone che lavora solo su quello per tutto l'anno. Non avendo tutto questo tempo, allora voglio dire, ci può anche essere la scelta di includere quei processi che, voglio dire, che sono sentiti come più a rischio. Questa cosa può essere buona se l'elenco dei processi deriva da una condivisione, quindi viene formato un gruppo di lavoro con i vari responsabili delle varie aree. E i re responsabili cercano di fare una prima scrematura. Il problema fondamentalmente, Stefano, è che non esisterà mai il processo di valutazione dei rischi perfetto. L'unica cosa che si può fare è partire da un insieme di processi, fare la valutazione, attuare le misure di prevenzione, però non dimenticarsi dopo 1 o 2 anni di andare ancora a rivalutare il rischio. Io vabbè, spesso consiglio questo: cominciate con una serie di processi, fate la valutazione e poi programmate l'anno dopo fra le attività da mettere di mettere voglio dire, fra gli obiettivi del piano, ecco che ogni anno analizzate le aree a rischio di specifici uffici che sono stati esclusi dall'analisi. È vero, leggevo che qualcuno diceva avere delle attività a rischio nei propri uffici sembra quasi un disonore. È vero, però provate a vedere la cosa come dire, sotto un altro punto di vista. Abbiamo detto che la corruzione dipende dalle scelte che le persone fanno, dagli interessi che si interfacciano, quindi dagli interessi pubblici e privati in gioco nell'attività amministrativa, e da una serie di fenomeni organizzativi, quindi dai poteri e dai processi. E
Dipendono da queste tre cose, abbiamo anche detto che questo è poco, no? Che in realtà ci sono anche altri fattori economici, sociali. Molto semplicemente, potremmo dirci che nessun ufficio pubblico è a zero rischio corruzione. E il fatto di dire, di ammettere che, ammettere che ci sono dei rischi è un salto culturale, è un atto di responsabilità. Cioè, io dico, anche se non è ancora successo niente, però non posso escludere che non succeda domani. È la stessa cosa che si fa nelle aziende quando si fa la prevenzione degli infortuni. Non è che perché io nel mio reparto o nella mia azienda ho sempre avuto non ho mai avuto incidenti, non li avrò mai. Magari, come si dice appunto, quando si parla di prevenzione degli infortuni, e lo potremmo anche estendere alla prevenzione della corruzione, non ci sono mai stati incidenti perché ti è sempre andata di culo. Scusate il termine tecnico, però è vero, ok? Per cui, ecco, sarebbe importante chiarire cosa significa avere un processo a rischio. Ci sono ancora un paio di minuti, adesso volevo un attimo leggere, stavo un attimo scorrendo le tante vostre domande. Allora, Carmelo Messina dice: è possibile qualche esempio di applicazione a società partecipate che gestiscono servizi strumentali? In questo caso, quali sarebbero i processi amministrativi da esaminare? Allora, a parte il fatto che la partita delle società partecipate è complicata, no? E magari a questo Carmelo rispondo poi magari sul forum. Dipende, dovrei sapere, dipende da quale servizio strumentale si tratta. Nel senso, faccio un esempio, se è una società partecipata che si occupa di tributi, vi faccio un esempio, no? Ma vi faccio un esempio di una società che, voglio dire, di un'azienda che effettivamente conosco. Una società in-house, quindi 100% pubblica, che si occupa di mensa, gestione mense, gestione farmacie e gestione tributi. In questo caso, tributi e farmacie sono a rischio, ok? Ma oltre ad esaminare i singoli processi, voglio dire, no, la riscossione dei tributi, una cosa, secondo me, cui porre attenzione è il settore degli affidamenti all'esterno e degli appalti. Vi faccio un esempio. Questa società partecipata gestiva le mense, quindi non è che l'attività di mensa sia particolarmente a rischio. Tuttavia, il servizio mensa era appaltato all'esterno a una società terza. Allora la domanda è: con quali criteri individui la società che ti gestisce la mensa? Perché una piuttosto che l'altra? No? Adesso voglio dire, però magari Carmelo, se riesci a magari mandami anche appunto anche adesso sul via chat, se mi dici magari quali sono le aree, quindi quali sono i servizi strumentali, ecco, posso essere un po' più preciso, ok? Allora, intanto che aspetto che arriva a zero, ce n'è uno anche interessante, Enrica Conti. Esiste un modello di valutazione sulle società partecipate relativamente al rapporto ente pubblico-società strumentale. Allora, io direi una cosa, per le società partecipate, si potrebbe pensare di sviluppare questo parametro, quello dell'interferenza politica. Cioè, secondo me, comunque, se queste società fanno delle attività che sono di evidenza pubblica, chiaramente ci saranno dei fattori di rischio come la discrezionalità e il valore economico. Però
Per quanto riguarda le società partecipate, secondo me è importante che la valutazione del rischio consideri l'interferenza politica. Ok? Ecco, io a questo punto vedo che ci sono tantissime domande, cercherò di rispondere alle più, insomma, a quasi tutte, insomma, prossimamente. Vi ringrazio per la pazienza e l'attenzione.